così tanti danesi e altrettanti norreni. È il saluto che Hemming si merita. E preparativi per il funerale. La tua acqua divina resisterà alle fiamme? Sì. E se Jarl Hemming lo vorrà, il nostro dio è pronto ad accoglierlo nel regno dei cieli. I preparativi per il funerale sono completati. Sii paziente, Jarl Hemming. Stiamo per accompagnarti verso l'ultimo viaggio. I galli ti lasciano in pace, vedo. Getta quei dragoni nella pira del grande Jarl, così li divoreremo insieme. Dimmi, quale omaggio funebre offrirai al tuo Jarl? Della vodka si è salvata. Scalderà Hemming nella sala di Odino. Se non sta attento, quella vodka finirà per bruciare tutto il Valhalla. Ci rivediamo. Non mi sembra di averti vista nel clan di Hemming. Da dove provieni? Vengo in nome del possente Halfdan Ragnarsson di Northumbria, con un omaggio per il defunto Jarl Hemming. Questa gente sa come bere e sa come combattere. Halfdan ne sarà lieto. Fratelli, sorelle. Halfdan, è bello rivederti. Già. È il momento. Se solo l'occasione di questo incontro fosse stata più gioiosa. Per venire fin qui, dovevi conoscerlo molto bene. Purtroppo non quanto mi sarebbe piaciuto. Era un bravo guerriero. Un uomo leale. Degno di fiducia. E io mi fido di pochi. Jarl Hemming. Skål. Sì. Skål. Jor, vecchio mio. È bello vederti qui. Ljufvina è con te? Uno di noi doveva restare a Jorvik. Lei avrebbe voluto venire, ma ahimè. Il dovere, prima di tutto. Sì, è vero. Solo Jarl Hemming ha quel privilegio ora. Eivor, mio padre si appresta all'ultimo viaggio. Che i venti siano con lui. I nobili hanno offerto i loro omaggi funebri. Manchi tu. Presenta il tuo omaggio e la cerimonia avrà inizio. L'ho con me. Uno scudo che porta l'intreccio del tempo, che segna questo scudo come la tua saggezza ha segnato le nostre vite. Che gli scaldi ti celebrino e gli dei ti accolgano. Banchetta, amico mio, nelle sale dei liberi e dei valorosi. Stammi accanto. Parla con il cuore, Hemmingson. Oggi piangiamo la scomparsa di Jarl Hemming di Snottinghamshire. Mio padre. Nostro padre. Era una potenza insormontabile. Una forza da temere e ammirare. E ora non c'è più. Ma insieme siamo l'esempio della sua grandezza. Io lo rivedo in voi, il suo spirito battagliero eppure pacifico, saggio, austero e gioioso, generoso. In voi rivedo la sua vita e l'amore per il bere. Per gli dèi quanto amava bere. Ciò che lui è stato è ciò che noi siamo ora. Padre, saremo per i nostri figli ciò che tu sei stato per noi.
E quando saranno pronti, ci rincontreremo. Dagli un buon addio. Sunniva, va a Hemthorp e prepara la casa lunga per l'Alting. Presto avremo un nuovo Jarl. Hai visto ciò di cui avevi bisogno? Sì, e anche di più. Ah, hai sete forse? Se bevi più rapidamente... Non avrai paura? No, in modo in paradiso. Pax Eterna. Hai visto ciò di cui avevi bisogno? Sì, e anche di più. Hanno dato un degno addio allo Jarl? E come? Nessuno beve bene e con gusto quanto gli Hemmingson. Dobbiamo affrettare il rito di successione. O finiremo così ubriachi da non ricordare i nostri nomi. Vero. Convoca i partecipanti. L'Alting inizierà presto. Eivor! Sembri inquieto. Sono colmo di dolore e di idromele. E paralizzato da un pensiero. Tra quell'uomo e il comando ci sono io. Siete fianco a fianco, Vili. E uno di voi deve avanzare. Per mio padre, eri tu a dover vedere nel nostro futuro. Dunque, che cosa vedi? Vedo un Drengr davanti a me. Un uomo che brama la gloria della battaglia. Trygve sarà Jarl. E tu? Tu dovrai seguire la tua strada, ovunque ti porti. Anche fosse su una scogliera e giù nell'oceano, se credi. Sai bene come rovinare un bel momento, Eivor. Di recente mi hai chiesto di vivere con noi, di entrare nel nostro clan. È sempre ciò che desideri. Razziare con te, Bragi? Oh, sì. Verseremo tanto sangue quanto idromele. Per i vecchi tempi e per i nuovi. Godiamoci la faccia del vecchio quando gli diremo del nostro piano.
Mi presento innanzi a voi come Vili Hemmingson, ma non come Jarl. C'è un solo uomo che merita quel titolo. L'unico uomo che mio padre giudicava degno. Trygve, Jarl di Snottingham. Che tu possa seguire le orme di Hemming. Che significa? Amico mio, te lo meriti. Questo e altro. Sì, fiero. Il mio futuro è altrove, Trygve. Andrò con Eivor per vivere e combattere con il suo clan. Io non so che cosa dire. Solo sì. Sì. Grazie, Vili. Eivor. Ben fatto, coda di legno. Finché il fato non mi riporterà a casa, seguirò il tuo vessillo, Eivor. Eivor, che il mio primo decreto sia uno dei desideri di Hemming, un'alleanza tra noi. Se avrai bisogno, chiama. Noi accorreremo. E così faremo noi, Jarl Trygve. Ég ætlaði um að drepa alla og taka allt því en einu sinni höfðu bændur meir mannverð og mikið mest þykir sem þetta er gáttúrulega. Randvi vorrà sapere com'è andata. È tempo di tornare all'insediamento.